Non posso stare né con te e non posso stare né senza di te. Qualche giorno fa, pubblicando su Instagram una storia, ho chiesto alle persone che mi seguono di darmi ispirazione per questo video. E un ragazzo in particolare mi ha fornito questo input, dove una donna, in particolare la sua ex, non riesce a stare né con lui né senza di lui. La premessa è proprio questa, cioè ho perso quel sentimento legato all'attrazione nei tuoi confronti, ho perso quello che è la sensazione, la proiezione verso di te, ma allo stesso tempo vivere senza di te per me sarebbe veramente doloroso, sarebbe intollerante per certi versi. Quindi cosa fare in questo caso? Immagino la confusione e la frustrazione di questo ragazzo che è lì, che riceve due messaggi concretamente opposti tra di loro e dice: cazzo, ma io che faccio? Dove sbatto la testa? Dov'è il primo muro? Intanto, se non mi conosci, io sono Teo e sono il consulente numero uno in Italia che si occupa di riconquista della ex. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti al canale. Mettiamoci quindi nei panni di questa ragazza che magari ha delle sensazioni contrastanti tra di loro e manifesta di conseguenza un atteggiamento contrastante nei confronti di questo ragazzo. Cosa fare in quel momento? Te lo faccio capire attraverso una metafora. Immagina che lei sia nel locale caldaie e gestisca il riscaldamento o il raffreddamento di una stanza. E quindi tu sei dentro questa stanza, a un certo punto lei gira questo termometro e alza la temperatura al massimo e tu cominci a dire: oh, aspetta un attimo che sto a sudare, e cominci magari a toglierti gli indumenti di dosso e rimani in mutande perché sei un po' più fresco. A un certo punto lei butta la temperatura al minimo e cominciano ad arrivare i pinguini. Tu in quel momento cerchi assolutamente di rimetterti addosso i vestiti, anzi ti prendi anche un giubbotto perché chiaramente hai freddo. Dopodiché lei rimette la temperatura al massimo, quindi riporta il calore in alto e quindi tu ti spogli. E comincia a nascere questa frustrazione del tipo: minchia, ma non so mai come vestirmi, non so mai che cosa sta per accadere, non so mai dove andare a parare, perché cazzo, un momento è freddo, un momento è caldo, un momento è carne, un momento è pesce, quindi che devo fare io per poter stare in questo ambiente tranquillo? Il presupposto è proprio questo, cioè lei ha delle sensazioni, come tutti d'altronde, sensazioni amplificate magari in un momento di destabilizzazione, di crisi personale, di tutta una serie di faccende, e come conseguenza naturale, essendo lei destabilizzata, ovvio che non riesce a comunicare sicurezza verso l'esterno, comunicherà qualcosa di coerente con se stessa, che è normale. Ma questa coerenza significa incoerenza, paradossalmente, perché se io sono incoerente emotivamente, quindi a volte provo attrazione, a volte provo disprezzo, a volte sono coinvolto, a volte sono decoinvolto, ovvio che manifesterò dei comportamenti, chiamiamoli un po' schizofrenici. Ora, non sto dicendo che le donne sono schizofreniche, ci mancherebbe altro. Il punto è che loro seguono molto quello che è il loro aspetto emotivo, perché mi sento così, in questo momento sento questo. Magari è una frase che può risuonare nella tua testa, l'hai sentita pure più volte. Io anche, quindi benvenuto nel club. Detto questo, qual è la soluzione a questo, a questa tipologia, a questa dinamica che nasce? La soluzione nel concreto in realtà non esiste, perché tu non puoi fare chiarezza nella testa dell'altra persona, tu non puoi prenderti il peso che l'altra persona sta portando sulla schiena, magari dei suoi cazzi lavorativi, magari con le persone che le stanno attorno, magari la pesantezza, non so, con i genitori anziani o cose di questo genere. Quindi non puoi prenderti addosso carico dei suoi problemi, ma quello che puoi fare è perlomeno non stare a questo gioco. Che cosa significa? Significa che tu devi uscire dalla stanza, cioè non devi assolutamente concentrarti sul come faccio io a stare dentro questa stanza di modo che mi possa adeguare costantemente alla temperatura, perché ne esci fuori di testa, ma il concetto concreto che ti devi portare a casa da questo video è che tu in quella stanza non ci vuoi stare fino a quando tu non hai influenza, o comunque non hai responsabilità sulla temperatura. Cioè, se tu e lei decidete che temperatura mettere nella stanza,
e un paio di maniche. Se questa decisione viene presa in maniera totalmente casuale, indipendentemente dalla tua volontà, allora abbiamo un problema. E il grosso problema in questo caso è che tu non hai potere. Non hai potere a livello seduttivo, a livello mascolino, non hai potere a livello comunicativo, perché l'altra persona fa un po' quel cazzo che gli pare con te. Cosa che non deve accadere. Perché se l'altra persona, appunto, dà per scontato che possa fare quel cazzo che gli pare con te, allora in quel caso non sei un uomo che può attrarre una donna, non sei un uomo che può coinvolgerla, non sei un uomo che crea del mistero attorno a sé, ma sei un cagnolino che lei si porta al guinzaglio, che tanto il cagnolino fa quello che dice la padrona. Quindi, nel concreto, in questo caso, bisognerebbe uscire fuori dall'equazione e dire una cosa tipo: guarda, tu capisco che ti senti in questa maniera, solo che io in questo ruolo non mi ci sento, non sono a mio agio, non sto vivendo bene questa situazione e di conseguenza me ne voglio tirar via. Indipendentemente da quello che dici tu, attenzione, non deve essere un ultimatum del tipo: allora, se mi vuoi nella tua vita, allora io ci sono, possiamo parlarne. Se non mi vuoi nella tua vita, allora vaffanculo, io me ne vado. Non deve essere questo tipo di ultimatum, ma deve essere: indipendentemente da quello che tu vuoi fare nella tua vita, compreso me, io comunque devo allontanarmi. Questo non significa che in un futuro non ci potremmo rivedere e bere un caffè insieme, nessuno ce lo vieta, ma in questo momento particolare dove tu sei indecisa, sicuramente porti a stare male anche me, ergo mi tolgo dall'equazione. Punto, fine. E lì comincia il tuo periodo, la tua camminata nel deserto che ti porterà a sfruttare questo momento come un'opportunità. Tra l'altro, se vuoi altre informazioni, guarda questo video perché potrebbe tornarti utile. A presto!